Willard Leroy Metcalf è considerato uno dei rappresentanti di rilievo del gruppo di artisti facenti parte dei Teen American Painters. Si specializzò nei dipinti di paesaggi, soprattutto quelli del New England. Le sue vedute ci raccontano di una sua sensibilità verso la natura tradotta e interpretata con uno stile pittorico elegante e accurato fin nei minimi particolari. Le sue opere sono luminose, dove la luce gioca con i rami degli alberi, con le foglie, con i riflessi degli specchi d'acqua, con le ombre che accarezzano le superfici. Il suo indubbio talento gli consentì di realizzare illustrazioni per diverse riviste, facendolo conoscere al grande pubblico e al mercato dell'arte. La sua formazione, inizialmente di tipo accademica, lo portò a considerare l'impressionismo come una forma di espressione più in linea con il suo modo di vedere la realtà. Nel 1883 si recò a Parigi, dove studiò da vicino l'impressionismo e gli orientamenti della pittura francese dell'Ottocento. Viaggiò in Inghilterra, Marocco e Tunisia. In Africa si documentò sugli usi e costumi dei luoghi visitati e realizzò diverse opere ispirate a quei luoghi. Qualche anno dopo partecipa alla mostra annuale della Società degli Artisti Americani con il quadro Il Porto di Gloucester, con cui vince il prestigioso Webb's Prize. Royal Corizot, critico d'arte con una certa influenza nell'ambiente delle gallerie private e del mercato dell'arte, si convince a dare a Metcalf visibilità, pubblicando sul New York Daily Tribune articoli monografici. Nel 1897 si unisce ad altri 9 pittori, fondando il gruppo dei Teen American Painters.